Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, nuovo episodio della nostra partita in Montplay 2. Nello scorso episodio, spero non ve lo siete persi perché ci sono state delle battaglie pazzesche. Prima eravamo 400 contro 500 qui, alle pendici di questo castello, quindi abbiamo fatto fuori tutta la guarnigione e l'esercito che ci ha attaccato. Poi, con quello che ci è rimasto, abbiamo fatto fuori con circa ancora 400 uomini, perché era entrato un altro esercito, 500 quasi, un esercito da 1000, l'abbiamo completamente sterminato. Infatti, eravamo arrivati quasi a portarli a 2800, qua hanno già recuperato tutto perché vabbè, sono bucati, ma quello non ci possiamo fare niente. Quindi ci siamo armati per bene. Adesso abbiamo una cotta di maglia devastante, siamo molto più forti e abbiamo un punto da mettere qua. Lo andiamo a piazzare subito, così i nostri tizi tolgono di più nelle simulazioni. Abbiamo guadagnato tantissima tattica nello scorso episodio. Allora, oggi volevo andare a creare un fabbro qui. Quindi andiamo in quella direzione. Anzi, entra prima in questo castello. Approccia la guardia, richiesta di entrare nel castello, continua. Un nobile. Parla con Nobile, che magari ci racconta anche della quest principale. Per ora evitiamo di portarla avanti, ma no, non ci parla della quest. Ah no, dobbiamo presentarci. Buongiorno Nobile. Non è andata bene. C'eri? Non eri lì. Allora sei un po' inutile per quanto riguarda me. My Lord, I wish. No, non so chi sei. Actually, I must go. Addio. Come si esce? Perché devo restare nel castello, non voglio uscire del tutto. Ok, di qua. F. Vediamo se mi manda nella schermata che penso io. Non pensavo di finire qua. Quindi siamo nel dungeon. Non devo andare nel dungeon. Stella of the Hills, chi l'è? Dovremmo andare nel garrison io. Oh, parliamo con questo qua. Esperienze nuove. Capitano! Ah, ma è mio tizio, vabbè. Ciao. Quindi sono i miei due tizi questi qui. Dov'è il garrison? Niente, usciamo che ci mettiamo di meno a arrivare lì a dare opzioni. Il punto è che ho un soldato in più, quindi volevo dare uno in dono. Sì, a posto. No. Lì. Allora, dirigiamoci da quella parte. Io in saccoccio qualcosa bene strano. Birra, no. A posto. Andiamo di là, non so qua che cosa si compri, quindi è inutile che ci andiamo belli vestiti. Velocizza la cosa. Mi piacerebbe pomparmi un attimino, perché ora ho un sacco di reclute, prima di andare in battaglia, così almeno uccidiamo più gente. Looters. È un viaggio bello lungo, ma voglio andare fino qua. Ci pigliamo il secondo. Il secondo workshop. Allora, c'è qualcuno con cui parlare? Ok, l'arena non c'è niente. Nella taverna ci sei tu. Trader? No. Io voglio un trader, così facciamo una carovana. Cavolo, se avessi venduto quelli là. E vabbè, ecco. Truppe speciali, no? Ok, trade. Allora, qua dovreste avere iron ore, fish. Non avete tanto iron ore. Allora prima. No, eccolo qua. Iron ore 25 è venuto a poco. Perfetto, quindi fate questi vestiti. Vediamo cosa c'hanno invece che vale tanto.
Wow, 48. E questo qua? 62.000. Missile speed, buona, accuracy più buona, damage più buono, speed più buono, fantastico. Voglio un arco del genere prima o poi. Già questo sarebbe meglio. Missile speed, accuracy. Però non siamo qua per queste cose. L'elmetto, così posso venire qua e comprarmi qualcosa di meglio. Sì, qua hanno un sacco di cose ottime, ragazzi. Bene, bene, bene. Allora, voglio investire in questo posto. Cancella. Andiamo a parlare con lui e poi andiamo a parlare con un mercante. Arena. Ah, qua ho già guardato tutto. Devo solo parlare con te. Vediamo che missione hai da darmi. Perché ora siamo un attimino in questa zona per potenziare il mio esercito. Spero che dall'altra parte riescano a combattere anche senza di me ogni tanto. Io sono Torquil, chi sei tu? Ho sentito che hai bisogno di un problema. Can I help you? Sorry, not. Ok. I let you have them for... Ah, devo vendere 38... Cosa? Ah, ok, 38 unci di vino. Dovrebbe andare bene. Arena. Dungeon. Load all. Stefano Peil, dove è lo smither? Tavern, valet, non hanno lo smither? Wood workshop, Wood Valerie. Warfront, Tavern, Valet Viveri. Dov'è che sono le botteghe? Workshop, cioè non c'è lo smither? Proviamo a parlare con qualcuno. Torkel, che vuoi tu? I have a quick question. Never mind. Ci ho beccato l'unico con cui non devo parlare. Che cacchio. Taverna. E qua però ci sono le pecore forse. Valet. Quale che teniamo? Teniamo il wood. Andiamo a cambiare il valet. Tessuto. Tanto non so se si sente il mio PC che sta esplodendo, ma tanto ormai è destinato alla morte, quindi va bene così. Proviamo a vendere quello perché penso che quello del wood valga un po' di più. Vorrei correre un attimo più velocemente, però. Dor. Vedo anch'io che è una Dor. Dimmi cosa c'è dietro, però. Scale. E questo qua è il tizio. Shop worker. I would like to buy this workshop. Sì, bene. E ci facciamo uno smith. Sei sicuro? Yes. Perché non c'è in questa città. E ora c'è. È il mio. Quindi abbiamo quello lì che ora deve cambiare nome. Usciamo da qua, adesso arriva il tizio che ci vuole comprare il vino a meno, gli diciamo no, non te lo vendo a te. Questa è la missione. E poi lo vendiamo da qualche altra parte. Oh no, un mercante vuole comprarmi il vino a questo.
qua non è quello che voglio fare io. Sono aumentate le cose da 5 a 5. Sono scese le relazioni con te. Oh no, non me l'aspettavo. Abbiamo pagato di più. Quindi, ok. No, prima di andare da lì devo venderlo da qualche parte. Stolen goods. Questo per ora non possiamo farci niente. Vendiamo a uno. Anche la birra non è da vendere. Ok, done. Quindi qua dentro non c'era il workshop corretto. Però sarebbe bello se lo dicessero. Sturza, vatte alla pesca, ma non dicono cosa c'è dentro. Cioè, ora c'è il mio smither. Poi abbiamo visto che c'era il wood workshop e quello che vendeva le cose. Allora, rientro solo per vedere se si è aggiornata il numero di workshop. È un po' lenta sta fase, ma voglio capire come funziona il gioco. Allora, vediamo un po'. C'è il mio Smith, poi c'è il Wool Valerie e lì c'è il Wool Shop. Quindi noi siamo gli unici ad avere lo Smither. Fantastico. Questo dovrebbe già cambiare parecchie cose. Va bene. Vediamo come va questo. Non è ancora salito di livello. Allora, 5.000. Vediamo cosa c'è che posso comprarmi per 5.000. Che quest'arco qua. O prendo questa, ma non so se per investire per un arco, francamente. E qua vendono a buon prezzo che cosa? Pesce. Quello non mi interessa. Quello non mi interessa. La carne. Done. Qua vendono questo. Ok, questa completata. Cioè, in realtà basta prendersi quella roba, uscire e poi venderla a un prezzo migliore. Ah, qua non c'è niente, ne valga la pena. Qua però iron ore, sono curioso di vedere l'iron ore a quanto lo vendono, perché poi potrei mettermi anche Oleg che ha creato un'armata qui. Ok, dobbiamo tornare rapidamente da quella parte adesso, ma rapidamente. Iron ore 25. Allora lo lascio perché almeno può funzionare il mio workshop. Torniamo rapidamente in casa. Andiamo qua. Ci compriamo un po' di pellicce. Vai più veloce che puoi. Qua stanno arrivando le truppe. Dai, spendiamo solo 43 al giorno adesso. Vediamo l'altro workshop quanto vale. Mercenari contract. Già 61 dopo il primo giorno, buono. Io ho sempre voluto fare il fabbro. Vai, products. Pelle 51, tutte mie. Done. Sì, andiamo giù, ma faccio delle tappe strategiche. Pelle 44. Done. Leave.
Andiamo qua a ectoplasma, epicrotea. Possiamo reclutarne un altro. Adesso lo facciamo. Però vorrei capire come reclutare io la cavalleria da zero, cioè sono costretto a fare sempre questo giro qua. No. No. Missioni no. Qualcuna con qualcosa di speciale c'è, però nessuno col trade. Peccato. Allora, furetto 132, ragazzi. Qua facciamo una valanga di soldi. Prima voglio vedere con questo quanto guadagniamo. Quindi già con questo si guadagna. Via. E col furetto? 8.000! Fantastico. Siamo già tornati a 10. Molto bene, mi piace un sacco questo giro che ho imparato con i furetti. Leave e andiamo in quella direzione. Adesso abbiamo una base economica, abbiamo il cibo. Purtroppo ho un sacco di truppe con poca esperienza. Anzi, sarebbe appunto il caso di promuovere quello. Andiamo verso il nostro castello. Anzi, già che passiamo di qua, ho bisogno di acquistare dei cavalli. Così poi ci muoviamo più rapidamente. Allora, cos'è sta roba? Looters, looters, looters. No, c'era scritto qualcosa di Otech. È tornato indietro, spero non l'abbiano perso ancora. Provate a vedere più truppe di noi. È che loro hanno più città, cioè 1, 2, 3, 7. Loro ne hanno 8. Cioè, su questa cosa qua non possiamo farci proprio niente. Non vale. Semplicemente non vale. Vabbè, acquistiamo altri cavalli. Sperando che qua ce ne siano. Questi sono partiti, chissà dove vanno. Byproducts, cavalli. Ma i pony come funzionano? Battani pony. Cioè, aumentano comunque il peso. Troops, spare animals, animal pack. Il mio branco di bestie. Dov'è che c'è scritto il peso? Cioè, se no io me li compro anche sti pony. Che costano poco. Ma aumentano anche la velocità? No, e la velocità voglio sapere, non il peso. Prisoner, cargo capacity with bla bla bla. Cavalry. Cioè, finora sto continuando a prendere cavalli io per questo motivo. Non so se il pony conta. Qua vendono altri cavalli comunque. Proviamo ad andare anche là. Come siamo messi qui? No, qua è buono ancora. 181, ma non so come è distribuito. Volevo tenere il morale alto. Queste truppe sono lì, ferme. Stanno recuperando uomini. Intanto vado a prendermi un po' di cavalli. Ah, qua costano molto di più. Però ho bisogno di più cavalli. Non prendo i muli. Io francamente vorrei liberarmi dei pony. Perché cioè non può andare veloce un pony. Un pony? Dai, via. Vendiamoli qua anche se è il posto peggiore. Almeno rimane una cosa fatta. Ok. Mi è salita la velocità. Ok, stanno assediando lì. Magari se entro qua. Ok, allora facciamo così. Promosso. Non so dove me l'hai buttata, ma va bene. E pigliamo uno di questi e diciamo che non è più richiesto.
Addio. Andiamo nell'esercitone. Oh, re. Would like to join qua. My lord, I wish to be released from your... No. I have a quick question. Non so se già diventare un suo vassallo, perché ormai mi sono davvero buttato nella mischia con loro. Proviamo a diventare un vassallo. No, diciamo di non sposarci. Potrebbe essere il momento, dai, abbiamo due workshop da loro. Allora, lo sai che un bravo guerriero, un leader di uomini... tu sei conosciuto come un bravo guerriero, un leader di uomini. Sono molto fiero di accettare la tua offerta. Bene. Ripeti le parole dietro di me. I swear... Giuro di difendere la mia terra. Vabbè, c'è tutto il giuramento. Ok, basta scegliere l'opzione giusta. Siamo diventati un vassallo. Siamo un vassallo del re, direttamente del re. I thank you, my lord. I want to join your army. Dovremmo averlo già fatto, ma nel dubbio lo rifacciamo. Fatto. Quindi ora sono diventato un vassallo e spero che questa cosa diventi una figata. Allora, Kingdom, adesso io sono un vassallo. Quindi nei vari clan ci sono anch'io e non sono più al soldo. King support 100. Birreria, ok. Quindi abbiamo comunque uno stipendio, diciamo. Adesso questa qua dovrebbe aumentare considerevolmente. Quindi ora con le troupe, con i mercenari cerchiamo di... con i prigionieri, scusate, cerchiamo di metterli lì perché ho visto che è l'unico modo per farlo salire. Buono, buono, buono. Adesso lasciamolo perdere. Adesso che sono qua posso conoscere più cose? No. Questi sono messi bene, questi qua sono messi male. Bene. Un mondo senza mongoli mi piace. Anche quello è buono. Questi sono forti. Questi sono forti ma va bene. Wow. Spero che questi non siano in guerra con nessuno. E spero che tu faccia pace. Vediamo un po'. Stiamo andando lì? Ma forse è quello che vuole fare questa... Non ci sono state conquiste. Ma adesso che sono diventato un vassallo, cosa succede? Mi possono dare dei territori, penso. Guardate già quanto guadagniamo tra queste due. È buono perché almeno riusciamo a tenere in piedi il mio esercito. Dai, lo prendiamo, grande. Attack. E devo comprare più cavalleria. Wow, quanta gente mi danno. Cavalry. No, io continuo con... questo compito che mi sta venendo abbastanza bene. Aspetta, fai vedere. Adesso non ho più quell'arnese gigante. Questa spada qua è un po' più corta, quindi faccio questo movimento qui. Però va bene. Cerchiamo di eliminare subito quello là. Tra l'altro sono armatissimo. Potrei cambiare cavallo, però questo qua ha più vita e più manovra. E quando nello scorso episodio, nella seconda battaglia, ho cambiato cavallo perché mi hanno seccato il mio, quindi l'ho cambiato. Non mi sono trovato per niente bene. Io non so perché i nobili gli piace proprio stare isolati.
No, questa è la spadina. Dammi lo spadone. Che c'è la cavalleria. Allora, per come ho giocato fino adesso, questa spada non penso proprio sia adatta. Lasciamo perdere. Andiamo per fuori la fanteria. L'ordine di charge. No, mi trovo molto meglio con l'altra arma. Qua no, ho paura ad attaccare. Sì, l'arma a due mani così non è fatta per stare a cavallo. A parte che poi è questa. Ok, abbiamo rischiato tantissimo anche perché erano in due. Sono in due. Meno uno, vabbè. Pochissimi danni. Però no, è troppo corta. È molto più forte, ma è troppo corta. Devo tenerla quando, se mai giocherò in corpo a corpo. Per ora la tengo perché è una spada molto forte. No, lì avrei fatto davvero un massacro. Poi vabbè, sono io che sto sbagliando anche tutti i tempi. Questi sono tanti. Non è il posto giusto per me. Provi a seguire quello. Lo sto raggiungendo? Stiamo subendo più danni di quanti potremmo non subirne. Lo riesco a prendere a livello di velocità, ma finisce lì. Ah, abbiamo ucciso un Vladian Knight. Non è l'arma giusta per stare a cavallo questa, non mi ci trovo. Meglio comunque di una lancia, che è l'arma peggiore di questo gioco, almeno per me. Una freccia la spero in Dio. Freccia la spero in Dio. Freccia la spero in Dio. Ho usato la potenza del mio cavallino. Eccolo qua. Vediamo quale cavaliere ce la farà. Nessuno. Sì, l'ho preso. L'ho preso! Bene. Allora, vediamo un po'. Dove cacchio siamo? Solo tre. Però mi sono salite finalmente le skill della cavalcatura. Perché è così difficile parlare? Ah, Lucan, you are my prisoner now. Visto che adesso i prisoner costano un botto, valgono un botto, posso reclutare un sacco di gente. Bene.
Allora, intanto tutti questi qua finiscono nella mia prigionia. Benissimo. Poi, Horse Rider, e vabbè. Looter no. Brigante. No. Cos'è sta roba? No, non mi piace. Vabbè, dai, abbiamo anche questo, bisogno di uomini comunque. 67, siamo a 72. No, basta briganti, voglio questo. Ok, siamo a 74, che è il mio limite, giusto? Sì. Vediamo un po', Value. Allora, non sono meglio dei miei. Questo qua invece no, una mucca. No, questo party era un pochino più piccolo, quindi niente di particolare. E cambiamo gli stivaletti a lui. Tu c'hai 19 e tu c'hai 17, cioè glieli diamo a lui direttamente così non devo stare a fare il doppio travaso. E buonanotte. Altri cavalli, bene. Battani pony. Ah, 2-1. Qua sembra che non cambi effettivamente nulla, ma perché siamo dentro l'armata. Boh, per ora prendi tutto, ma non so se tenerlo. Per ora sì. Qua c'era un'altra armata, eh? Cavolo. Stavano per prendere quelli. Dai che non c'è nessuno. Questo castello, dai che pigliamo sto castello, ragazzi. Parti. Vladia Swarm, no, mi spiace, te ne fai quel paese. Qua siamo a posto, potenziamo questo, potenziamo le reclute per avere più arcieri. Ok, ho uno scudo? No, perché mi dici che devo guardare me stesso? C'era qua il cosino, perché? Ah sì, ok, cioè questo. Garrison max size 10, garrison wage reduced by 5%. Francamente non so cosa voglia dire, questo qua aspettiamo ragazzi. Cioè non so quanto sia il garrison, se è 100 il 10% è tanto. E poi non so quanto costi il... Li stiamo facendo anche questo castello qua? Bene. Speriamo non arrivi un altro esercito da 900.000. È velocizza sta cosa. Per ora non è arrivato niente. No, si è sminchiata l'armata. Dai, cazzarola. Cavalry Range Infantry. Potremmo provare ad attaccare questo. Ma no, 71. Allora andiamo subito qua al castello a donare tutti i prigionieri visto che ce li abbiamo. Così iniziamo ad accumulare un po' di questa. Approach to the guardian, enter to the city. Questione, bene. Allora, ah, c'è dentro pure quello. Questo qui è il nobile. Davvero terribile. Mamma mia. Pelato ma senza nessuno. Donate to troops. No, non ne ho troops da donare. Quindi il garrison è intorno a quella cifra lì. Ok. Allora, ti posso dare via tutto tranne lui.
Niente, non mi mette in ordine. Facciamo così. E mi riprendo questo. 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 No, potevo reclutarli forse. No. Ok, e questo. Questi qua mi piacciono tutti. Voglio fare degli esperimenti. Facciamo Dan, vediamo che cosa succede. 14, 34. Ora, se io vado qua, da lui, cioè, questo qua è davvero uno skillatissimo. Un vassallo della Vlandia. Ha un sacco di amici e un sacco di nemici. Age 29. Vassallo Plandia is taken prisoner by. Vabbè, l'abbiamo preso prigioniero 1000 volte, però. No, io lo donerei. Vediamo cosa succede solo con lui. Potrei ammazzarlo, ma non ne vale la pena. Lui da solo vale 3. Probabilmente avrei guadagnato di più, perché lì non lo vedo, non lo so. Avrei donato di più a fare altro, ma vabbè. Giriamo un po' qua attorno, vediamo che cosa succede. Quanti siete? Beh, potremmo cambiare le carte in tavola, vediamo se arriviamo in tempo. Proviamoci. C'è l'unico che è rimasto indietro. Quelle non sono le mie truppe. Ah, loro si mettono là. Vabbè, allora aspettiamo lì. Se loro stanno qua, stiamo qua anche noi. Allora, basta girare intorno come dei matti. Ma va come si sono messi. Oppure la spada sbagliata. Bene. Beh. Beh. Forse non è così male questa spada, eh? Cioè, non ho mai detto fosse male, ma ho fatto 99 danni al cavallo con uno swing solo. Caricate tutti. Ok, e che se non sbaglio il tempo ce la faccio fare anche un po' di danni.
Molto bene. Abbiamo vinto, ragazzi. Fantastico. Vieni uccisi 7. Tattica e spada. Dai. Dai che portiamo a casa sta guerra. Io sono Torkel. Certo che ho turnato la cosa in bene. Sono Torkel. Allora, pigliamo questa roba. Boom. Fantastico. Qua non c'è un tubo per me. Dai. Si è bugata l'interfaccia? No. Ma... 39. Qua ora sale di 0. Questo qua sale di 100. King support. Smithy. Io vi razzo sto posto. Per quel paese. È già stato razziato. Andiamo sempre lì a dare i prigionieri. Vorrei anche riempire la garrison di sto posto, essere sincero. Cross to gate, questo è, continue. Go to dungeon. Ah, vedi che ci sono due. Donate prisoner. Allora. Tengo solo la cavalleria. Anche se tenere tutta sta cavalleria mi sta rallentando. Poi andiamo qua, recuperiamo tutti quelli che possiamo e gli buttiamo dentro. Così lo teniamo un attimino in positivo. Leave. Non ho guardato neanche se vendevano cavalli, vabbè. Grana 9. Come sono messo a cibo? Per ora va bene. Vendi la mucca. A posto. Potevo vendere anche il resto. Non so perché non l'ho fatto. Approccio to cosa. Request to enter. Continue. Donate to garrison. Allora, io... 74, sono a 6 in più, ti do 6 reclute, però prima le potenzio, ok, berserk, arco. Per me non c'è proprio paragone tra arcieri e balestrieri. Però purtroppo ne ho uno potenziato al massimo, vabbè. Dan. Ok. Leave. Non so se voglio spingermi fino a quell'altra parte. Siamo al momento proprio di distruzione totale di sto cacchio di posto. Io non posso ancora... Ho 50, eh? Ho 50 che si può fare? C'erano delle opzioni da fare a 50. Posso creare un nuovo party con uno di questi. Ma non oggi. Questo lavoro mi sta facendo guadagnare di meno. Ma comunque devo guardare qua. 50, ho visto che c'è qualcosa. Ah, posso dissolvere land tax, state monopolies. Loro anche in gain 5% of settlement tax per town. Eh? No, no, no. Allora, tier 5 clans gain. Io non sono tier 5. Nessun nobile, la milizia prodotta is increased by 1 per noble settlement. Ah, meno male. Quindi possiamo proporre le leggi, che poi non è detto che passino. Armies. Ma non è vero che stiamo assediando qua. Ah, sta andando lì? Beh, allora ti aspetto. Bello. Ah, ok, questa è l'unica armata che c'è. E io ora ovviamente non posso creare un'altra. Il tuo scopo è assediare questo. Allora ti aspettiamo, perché voglio assediarlo anch'io con te.
Che così diamo il colpo di grazia a questi schifosi. Guardate quanti ne stiamo ammazzando queste battaglie. Boh, il resto penso che ci sia molto da fare. Dan, provo a muovermi qua. Anche questo è stato razziato. Che bisogna per forza entrare qua dentro. C'è un castello, Luthers. 540, eccoli lì che arrivano. Vediamo dove vanno. Il buono è che ho più mobilità. Cos'è questo? Lower speaker, voto. Posso votare? Allora, do you want to resolve the lower speaker decision? Ok. Sì, no. Che cosa? Support proposal, vote for lower skip. Our clans. Leader has higher than one gain charm. Ah! Io ho tanto charm. Va bene. Voto. Però spendo questo, immagino. Non so chi voterà. Mi astengo. You are a lord and voting. The ruler will vote in the end and decide the outcome. Ah no, per ora voglio tenere da parte questi, anche se in realtà mi va bene. Facciamo Dan. È passato. Quindi ora io guadagno questo di più. Ma come? Allora, all clans whose leader has high charm will gain. Cioè, mi pare di avere. Non ce l'ho alto io? Pensavo di sì. Quindi non ho uno charm alto, no! Ma questo è terribile! Vabbè, vediamo le armate, visto che ora posso sapere dove sono. Stai viaggiando qua. Quando arrivi ti aiuterò. Andiamo a prendere questi looters. Dai, forza, su. Troops. Dai. Ok, Dan. Speriamo che sto castello regga. Ci ho buttato dentro un po' di gente. Garrison 81. Beh, hanno dentro un centinaio di uomini. Sa che stanno arrivando proprio qui, eh. Quanto cacchio ci mette? Io non posso di sicuro affrontare questi qua da soli. Sono molto veloci da quello che vedo. Sarebbe stato bello buttarli dentro il castello, ma non si può. Cioè, sono full e il castello è già occupato. Se no mi ritrovo con troppe truppe e il morale sottoterra. E se sta armata non arriva, questo castello cade. Io non posso farlo da solo. Forest Bandit. Questi sono leggermente più vestiti, eh. Mi voglio fidare ancora delle mie truppe, ne ho persa una. Beh, una recluta, dai, va bene. Dan. Io penso che sto perdendo il controllo di questo episodio, non so quanto sia venuto lungo. Accuracy, no, preferisco un po' di accuracy in più. Qua non posso essere a cavallo, quindi viene meno tutto quanto. Norseman accetta. Niente di che, 14, 4, nada. Andiamo a comprare altri cavalli. Gli vendiamo cose. Allora. Quei cavalli costano davvero pochissimo.
Ti vendo. No, teniamo questo che è comunque cibo. Non ti vendo questo. Ti vendo quello che puoi prendere qua dentro. Ah, frecce bardate. Rispetto alle frecce normali. Cosa cambia? 27-20. Danno 1, danno 0. Fanno più male? Proviamo. Ok, e niente, questo qua è meglio il mio. Cioè, mi trovo, preferisco il mio. Ti vendo questo. Ok. Armi. Dan. Ma l'armata qua dove cacchio è? Dovrebbe arrivare, ma non arriva nessuno. Grips a 16. Beh, non è male, eh? Non è male. Qua penso che superiamo il 1000. Sì. Superiamo di gran lunga il 1000. E bisogna andare nelle città. Andare nelle città. Fammi tornare di là. Bandite la montagna, quelli lì, anche per fare esperienza non sono male. Ah, ma stanno assediando di lì. Allora aspetta che ci andiamo. Che ci pieghiamo. Aiuta, aiuta, aiuta. Cazzarola, siamo arrivati tardi. Di pochissimo. Celus Castle. Do you want to resolve? Ok. Possiamo votare per noi stessi. Your relation will be decreased. Increased. Astensione, porca miseria. Mi astengo, si incazzano tutti. Vabbè, dai, cerchiamo di andare bene con il re. Tutti i miei punti, no. E ne prendiamo pure uno. Vabbè. No, leave. Prima voglio andare qua. Approach to... entra. Dungeon. Però fatemi vedere da quanto sto registrando. Vabbè, arriviamo a un'ora ormai, dai. La cosa è sfuggita di mano. Ok, questo qua lo posso reclutare. Perfetto. No. Leave. Donate to garrison. No, io sono esattamente giusto, perché me ne era morto uno, quindi non devo fare niente. Vorrei liberarmi di sta roba, ma non è neanche granché. Quindi seguiamo questa armata. Gli stiamo vicino.
Sì, ma ce ne sono troppe attorno. Ho fatto bene a stare staccato perché almeno sono molto più agile e anche loro lo sono. Un'altra armata? Cioè, andiamo a prendere questi banditi e chiudiamolo con questo attacco. Siamo velocissimi. Questa mi sa che la dobbiamo fare, eh? No, che cosa è successo? Ok, attacca. 34 banditi della montagna sono molto forti. Vieni un attimo indietro, altro che forward. Footman! Stay close! Ok. Aspettiamo che inizi lo scontro. Dai, spostati. Porca miseria. Ok, sparate nel frattempo. Volevo spostarmi un po' sul lato perché mi sembrava che da lì avrebbero potuto sparare un po' più tardi. Andiamo con queste frecce. Ah! 58 con un colpo, ma che cacchio? Era un giavellotto? Porca miseria, me l'ho preso con un giavellotto. Vabbè, non pensavo di fare questa figuraccia sul finale, ma... dovremmo vincere, immagino. Hanno ammazzato un soldato. Adesso guadagno anche molta più influenza, però vedo, eh. Oh. No, abbiamo quel cercatore del pesce. Va bene, loot. Il problema è che adesso io sono messo male, non posso combattere con questi. Dobbiamo andare a riposarci un momento. Non ci voleva proprio sta cosa. Intanto stanno creando tre armate. Andiamo qua. Vediamo che cosa possiamo reclutare. Allora, recluta, 1 normale, torniamo a 74, trade, così mettiamo a posto sta roba, vendi datteri, vendi anche queste, basta avere queste tre robe, vendi questo, il pony, 121, vabbè tieni il pony per adesso, poi... Vestiti, non mi pare ce ne sia nessuno di nota, no, ci sono questi qua, Mile 22. Ok, decisamente meglio. Leather, 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 questo qua 14 del 25, il resto è tutto terribile, via, via tutto. Questo qua via tutto, che non sono armi che voglio usare, via anche questo, perfetto, done. 18.000, possiamo farci il terzo workshop. Quanti ne possiamo avere? Ora ne vorrei uno che c'entra col flux, perché ho visto che qua ne producono un botto, quindi potremmo farne uno qua. Purtroppo sono un po' danneggiato per andare nell'arena,
Quindi lasciamo perdere, parti, ce n'è uno da promuovere. No, ci sono questi. Cancella. Facciamo una puntatina. Facciamo una puntatina nel keep. Donate troop to garrison. Cancello, sbagliato. Go to dungeon. Donate to dungeon. Ti do questi. E questo. Perfetto. Teniamo come sempre la cavalleria, anche se potrebbe non essere una buona idea. Siamo tornati a 26, ma ora ne continuiamo a perdere uno. E vabbè, questo qua vuole parlare con me. The Spy Party. Non so se la missione che ho già fatto. Va bene, dai, direi che possiamo fermarci qua. Chi sei tu? Non sei una trader. Ne voglio uno con un tratto un po' diverso. Ma questi qua cosa vuol dire? Garrison. Ah, è la... Ah, ok. Non ho capito un tubo. Ma niente, non importa. Ci possiamo salutare qua, secondo me. Ci vediamo nel prossimo episodio. Becca. Aspettiamo di guarire. E niente, per quanto riguarda la guerra... Noi li abbiamo sacagnati, ma continuano a riprendersi. Cioè, sto facendo una fatica assurda per tenere... La situazione è sempre così in stallo. 11 e 11, infatti è sempre in pareggio sta cosa. Prigionieri pari, hanno fatto più rider loro di noi, ma tutto sommato è ancora bilanciata. Attualmente noi abbiamo... lì un attimo così possiamo fare... Abbiamo il loro castello e loro hanno il nostro. Sarebbe bello arrivare a una situazione in cui riusciamo a tenerli entrambi, ma loro hanno le linee di rifornimento decisamente più veloci. Se noi dobbiamo passare addirittura da un altro regno per arrivare qua, infatti la mappa è molto sbilanciata. Se sarebbe davvero il caso di dare questo qua ai verdi all'inizio e di dare a noi questa zona qua. Penso. Poi magari capisco male io. Comunque stiamo mettendo insieme tre armate, spero che questo porti... Tra l'altro qua c'è un combattimento in corso. Abbiamo una qua, un po' lontano, da reclutare un'armata lì, un po' una roba stupida secondo me. Però dai, tutto bene, abbiamo i nostri due workshop che funzionano abbastanza bene, più 41, sta andando davvero male lo smither, non so perché. Qua producono ferro, iron ore. Ed è parte tua, giusto? Sì, quindi dovresti essere a posto. Magari andiamo a dargli un'occhiata per capire che cosa sta succedendo. Ci salutiamo qua e ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.